Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vesperi della solennità, che il Santo Padre benedirà e consegnerà ai nuovi arcivescovi metropoliti al termine della celebrazione. The deacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during the first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will give them to the new Metropolitan Archbishops at the end of the celebration. Beatissime Pater, reverendissimi Patres Archiepiscopi, Santitate Vestre et Apostolice Sedi Fide et Devotioni Addictissimi, humiliter postulant, ut pallium de confessione Beati Petri Sumtum, significans quidem potestatem qua in comunione cum Ecclesia Romana, Metropolita in propria provincia iure instruitur, a Santitate Vestra, sibi metipsis tradatur. Pallia, quibus santitas vestra odie benedixit, cunctis archiepiscopis metropolitis, vertente anno electis, uniquique in propria ecclesia metropolitana, a pontificio legato imponentur. Archiepiscopi hic adstantes, nun coram santitate vestra, an juramenti formulam pronunciabunt. Ego Franciscus Lomanto, Archiepiscopus Syracusanus, Beato Petro Apostolo, Sancte Apostolice Romane Ecclesie, ac tibi Summo Pontifici, tuisque legitimis successoribus semper fidelis ero et obediens, ita me Deus omnipotens adiuvet. Deus, Pastor Eterne, animarum, quias ovium nomine designatas per Iesum Christum filium tuum. Beato Petro Apostolo et ius che successoribus, boni pastoris tipo regendas comisisti. Per ministerium nostrum effunde benedictionis tue. Gratiam super ec pallia, quibus symbolis pastoralis cura documenta significare voluisti. Humilitatis nostre preces benignos recipe, atque apostolorum meritis et suffragiis concede, ut, qui cumque ea del argente gestaverit, intelegat se ovium tuarum pastorem, atque in opere exhibiat cod signatur in nomine. Tolat iniectum colo su evangelicum iugum, sicque ei ita leve ac suave, ut invia mandatorum tuorum exemplo et observatione percurrens in loco pasque tue perpetuo collocari mereatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.
Oremus. Deus, qui usia et veneranda Sant'Anco et Letizia, in apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti. Da Ecclesiae Tue, eorum in omnibus sequi perceptum, per quos religionis sum sit exordium. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. He beheaded James, the brother of John, and when he saw that this pleased the Jews, he decided to arrest Peter as well. This was during the days of unleavened bread, and he put Peter in prison, assigning four squads of four soldiers each to guard him in turns. Herod meant to try Peter in public after the end of Passover week. All the time Peter was under guard, the church prayed to God for him unremittingly. On the night before Herod was to try him, Peter was sleeping between two soldiers, fastened with double chains, while guards kept watch at the main entrance to the prison. Then suddenly the angel of the Lord stood there, and the cell was filled with light. He tapped Peter on the side and woke him. "Get up," he said, "hurry." And the chains fell from his hands. The angel then said, "Put on your belt and sandals." After he had done this, the angel next said, "Wrap your cloak around you and follow me." Peter followed him, but had no idea that what the angel did was all happening in reality. He thought he was seeing a vision. They passed through two guard posts, one after the other, and reached the iron gate leading to the city. This opened of its own accord. They went through it and walked the whole length of one street, when suddenly the angel left him. It was only then that Peter came to himself. "Now I know it is all true," he said. "The Lord really did send his angel and has saved me from Herod and from all that the Jewish people were so certain would happen to me." Verbum Domini. Deo gratias. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato.
magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. Due grandi apostoli, apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa, Pietro e Paolo.
E oggi festeggiamo la sua memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della fede. Al centro della loro storia non c'è la loro bravura, ma al centro c'è l'incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l'esperienza di un amore che li ha guariti e liberati, e per questo sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri. Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Soffermiamoci su questo punto centrale. Pietro, il pescatore di Galilea, è stato anzitutto liberato dal senso di danneguatezza e dell'amarezza del fallimento. E questo è avvenuto grazie all'amore incondizionato di Gesù. Pur essendo un esperto pescatore, ha sperimentato più volte nel cuore della notte il gusto amaro della sconfitta per non aver pescato nulla. E davanti alle rete vuote ha avuto la tentazione di tirare i remi in barca. Pur essendo forte e impetuoso, si è fatto prendere spesso dalla paura. Pur essendo un appassionato discepolo del Signore, ha continuato a ragionare secondo il mondo senza riuscire a comprendere e a cogliere il significato della croce di Cristo. Pur dicendosi pronto a dare la vita per Lui, gli è bastato sentirsi sospettato di essere dei suoi per spaventarsi e arrivare a rinnegare il Maestro. Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente e ha scommesso su di lui. Lo ha incoraggiato a non arrendersi, a gettare ancora le reti in mare, a camminare sulle acque, a guardare con coraggio alla propria debolezza, a seguirlo sulla via della croce, a dare la vita per i fratelli, a pascere le sue pecore. Così lo ha liberato dalla paura, dai calcoli basati sulle solo sicurezze umane, dalle preoccupazioni mondane, infondendogli il coraggio di rischiare tutto e la gioia di sentirsi pescatore di uomini. Ha chiamato proprio lui a confermare nella fede i fratelli. A lui ha dato, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, le chiavi per aprire le porte che conducono all'incontro con il Signore e il potere di legare e sciogliere. Legare i fratelli a Cristo e sciogliere i nodi e le catene della loro vita. E tutto ciò è stato possibile solo perché, come ci ha raccontato la prima lettura, Pietro per primo è stato liberato. Le catene che lo tengono prigioniero vengono spezzate, e proprio come era accaduto nella notte della liberazione degli israeliti dalla schiavitù dell'Egitto, gli viene chiesto di alzarsi in fretta, di mettere la cintura e legarsi i sandali per uscire. Il Signore spalanca le porte davanti a lui. È una nuova storia di apertura, di liberazione, di catene spezzate, di uscita dalla prigionia che rinchiude. Pietro fa l'esperienza della Pasqua. Il Signore lo ha liberato. Anche l'Apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo. È stato liberato dalla schiavitù più opprimente, quella del suo io, e da Saulo, nome del primo re di Israele, è diventato Paolo, che significa piccolo. È stato liberato anche dallo zelo religioso che lo aveva reso accanito nel sostenere le tradizioni ricevute. E violento era nel perseguitare i cristiani. È stato liberato. L'osservanza formale della religione e la difesa a spada tratta dalla tradizione, invece che aprirlo all'amore di Dio e dei fratelli, lo avevano irrigidito. Era un fondamentalista.
Da questo Dio lo liberò e invece non gli risparmiò tante debolezze e difficoltà che resero più feconda la sua missione evangelizzatrice. Le fatiche dell'apostolato, l'infermità fisica, le violenze, le persecuzioni, i naufragi, la fame e la sete e, come egli stesso racconta, una spina che lo tormentò nella carne. E Paolo ha così compreso che Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, che tutto possiamo in Lui che ci dà forza, che niente può mai separarci dal suo amore. Per questo, alla fine della sua vita, ce lo ha narrato la seconda lettura, Paolo può dire: il Signore mi è stato vicino e mi libererà da ogni male. Paolo ha fatto l'esperienza della Pasqua. Il Signore lo ha liberato. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due apostoli che hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché sono stati prima liberati dall'incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, non li ha umiliati, ma ha condiviso la loro vita con affetto e vicinanza, sostenendoli con la sua stessa preghiera e, qualche volta, richiamandoli per scuoterli al cambiamento. A Pietro Gesù dice teneramente: io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fede. A Paolo chiede: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Così Gesù fa anche con noi. Ci assicura la sua vicinanza pregando per noi e intercedendo presso il Padre, e ci rimprovera con dolcezza quando sbagliamo, perché possiamo ritrovare la forza di rialzarci e riprendere il cammino. Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. Come Pietro, siamo chiamati ad essere liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare, a essere liberi dalla paura che ci immobilizza e ci rende timorosi, chiudendoci nelle nostre sicurezze e togliendoci il coraggio della profezia. Come Paolo, siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell'esteriorità, a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza nel mondo anziché con la debolezza che fa spazio a Dio, liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili, liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e attaccati. Pietro e Paolo ci consegnano l'immagine di una Chiesa affidata alle nostre mani, ma condotta dal Signore con fedeltà e tenerezza. È Lui che conduce la Chiesa. Di una Chiesa debole, ma forte della presenza di Dio. Un'immagine di una Chiesa liberata, che può offrire al mondo quella liberazione che da solo non può darsi, la liberazione dal peccato, dalla morte, dalla rassegnazione, dal senso di ingiustizia, dalla perdita della speranza che abbruttisce la vita delle donne e degli uomini del nostro tempo. Chiediamoci oggi, in questa celebrazione e poi, chiediamoci, le nostre città, le nostre società, il nostro mondo, quanto hanno bisogno di liberazione? Quante catene vanno spezzate e quante porte sbarrate devono essere aperte? Noi possiamo essere collaboratori di questa liberazione, ma solo se per primi
ci lasciamo liberare dalla novità di Gesù e camminiamo nella libertà dello Spirito Santo. Oggi i nostri fratelli arcivescovi ricevono il pallio. Questo segno di unità con Pietro ricorda la missione del pastore che dà la vita per il gregge. E donando la vita che il pastore è liberato da sé diventa strumento e liberazione per i fratelli. Oggi è con noi la delegazione del Patriarcato Ecumenico, inviata in questa occasione dal caro fratello Bartolomeo. La vostra gradita presenza è un prezioso segno di unità nel cammino di liberazione delle distanze che scandalosamente dividono i credenti di Cristo. Grazie per la vostra presenza. Preghiamo per voi, per i pastori, per la Chiesa, per tutti noi, perché liberati da Cristo possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo intero.
Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo. Ricordati della tua Chiesa. Proteggi il nostro Papa Francesco. Sostieni i nuovi metropoliti. Illumina i legislatori e i governanti. Ricompensa chi ci ha fatto del bene. Custodisci la concordia tra gli sposi. Concedi ai fidanzati il dono della perseveranza. Fa che i disoccupati trovino lavoro. Soccorri i poveri. Difendi i perseguitati. Converti i peccatori. Dona ai defunti la gloria del paradiso. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo il Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Orate fratres meum ad vestrum sacrificio. Acceptabile fiat apo Deum Patre omnipotente. Suscipi ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totius tue ecclesiae sue sante. Ostia Domine, quam nomini tu exhibemus sacrandam apostolica prosequatur oratio, nosque tibi redat in sacrificio celebrando devotos. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubica gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, qui a nos, beati Apostoli Petrus et Paulus, tua dispositione rectifican, ic principes fidei confidende, ille intelligente clarus assertur, ic reliquis Israel instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum, si vero consilio unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociabit. Et idio cum santis angelis universis te collaudamus sine fine dicentes. Dicitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris tot orbe terrarum, una commend digno famulo tuo, quam ecclesiae tue per esse voluisti, et omnibus orthodoxis a tue catholicae et apostolicae fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis incolumitatis sue, tibique rendunt, vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, set et beati Ιωσεφ et iusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrae, Ιακώβη, Ιωάννης,
Bartolome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Ancigit tua oblazione servitutis nostri, se de conte familie tue questum domine ut placato sacipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubias grege enumerari. Quam oblazione tu Deus in omnibus questumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem acceptabilenque facere degneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pride quam pater etur, acceptim panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedicis, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et un preclarum calicem in santas a venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, o facite in meam commemorazione. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confiteremur, Domine venias. Unde et memores Domine nos servi tui, sed plebs tua sancta, et ius in Christi filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus per clare maiestati tui et de tue donis sanctatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eternae, et calicem saluti perpetua. Supraque propitio a sereno vulto respicere digneris, et accepta avere, sic ut accepta avere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et cotibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostri. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec per ferri per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus,
omni benedizione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum, famularumque tuarum, qui nossi precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tui sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia Barnaba, Ignazio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie, quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Per quae meca omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicit et prestat nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Percepti salutari osmoniti e divine istituzioni formati, audemos dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Quae sumo Domine ab hominibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Jesu Christe, que dixiste apostolis tuis, pacem meam do vobis, pacem meam relinguo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia tua, e anque secundum voluntatem tuam pacificare e adunare dinieris. Qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Amen.
ecce agnus Dei, ecce quitoli peccata mundi, beati che accenan anchi, vocati sunt. Domine, non sunt ignus, intre subjectum meum, sed tanto dic verbo, et sanabitur anima mea. Jesus,
Oremus. Da nobis Domine, hoc sacramento refectis, ita in ecclesia conversari, ut perseverantes in fractione panis, apostolorumque et doctrina, cor unum simus et anima una, tua caritate firmati. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Domino vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati patri confessione vos saluberrima stabilivit et per eam in ecclesiae solidaritate fidei fundavit. Amen. Et quos beati Pauli instruxit in defesa predicatione, eius semper exemplo docet Christo frateres lucrificare. Amen. Ut Petrus clave, Paulus verbo, ope intercessione suterque in illam patriam nos certem inducere, alquem meruerunt illi alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maneat semper. Amen. Ite